secondo. Ok, buonasera, benvenuti al ormai famosissimo programma della TV di internet. Io e un amico ascoltiamo il brano di un artista che è anche l'ospite della puntata. Qua è tutto al femminile perché la puntata precedente era con un'ospite donna, ma mi sono dimenticato di aggiustarlo, quindi Lorenzo, va bene. Va Oggi bene. abbiamo come ospite speciale Michele Mazzani con il suo progetto Nivoz, li pronuncio bene? Sì, alla fine immagino sì, è tanto. Ah, abbiamo qualche problema di connessione. Sì. Mi senti? Sì, è un po' a tratti. Poi. Va bene. E invece. Io vi sento bene fondamentalmente. Perfetto, Dicevo, dai. va benissimo. Ora va bene, dai. Nivoz, quindi, No, il Nivoz nome. lo pronunciamo. Sì, va bene così, va benissimo. Ok, invece nel ruolo di Anche se la Y, amico. sinceramente, appunto, pensavo anch'io, non lo so, ma mi va bene così. Quindi. Ok. Quindi Nivoz con la Y, così posso andare a fare pure le ricerche. Perfetto. Invece, oggi nel ruolo di amico abbiamo Lorenzo Incardona, che molti conoscono perché è un mio amico, quindi alcuni dei miei amici mi conoscono. Allora, io ho scelto questo amico, Michele, perché ultimamente si sta interessando a due cose, che sono un po' connesse al pezzo che ascoltiamo. Ciao a tutti. Ovvero, si sta interessando alla Nintendo DS. E si sta interessando un po' diciamo, alla musica più oscura da poco tempo e più da dentro a questo tipo di musica. Quindi, secondo me, questo pezzo che sentiremo adesso gli piacerà particolarmente. Quindi, io Mentre vado a condividere. sono nel Nintendo, nel mondo Nintendo, sono addentro invece da ben più tempo, eh. Ok, quindi vado a condividere un po' il pezzo che ci andiamo a sentire, che è in particolare. Io ho scelto Devotion to the Frost Beast. Ci sentiamo adesso. Vedo che mi chiede a tutti una serie di problemi di internet, ma vediamo di Quindi che andare. ci vuole un po' più d'acqua, ah, se poi non rimane. Ah, lo metto il pezzo. Magari Ci metto sei. fuori un po' di Vado e ci sentiamo questo pezzo, dai. E poi lo facciamo descrivere, come tutti sanno, questo programma, poi Lorenzo dovrà descriverlo a qualcuno che non l'ha mai sentito. Quindi dovrà un po' descrivere il brano che sentiamo. Andiamo. veramente.
tutto. Ok, abbiamo ascoltato questo brano. Ecco, capisco immediatamente come mai hai voluto accostare questa canzone a me, farla commentare a me, perché effettivamente sono molto molto contento di questa tua scelta. E sì, insomma, mi hai dato una specie di black metal elettronico, non so, con degli inserti strani, che poi voglio sapere da Michele proprio direttamente esattamente che cosa sono e come sono stati prodotti, anche perché sono incuriosito da quello che ha detto Giuseppe all'inizio su Nintendo DS, che comunque è un modello vecchio. E ma voi mi vedete? Sì. Sì, ti vediamo. Ti vedo. Sì, vero. Ok, a posto. Perfetto. Ti vedo. Prima ho visto anche degli effetti meravigliosi che accompagnavano la musica, la lampada, la tua apparizione misteriosa. Insomma, l'ho fatto apposta, bene. Sì, no, perfetto. E dicevo, poi mi ha colpito perché questa canzone si chiama Devotion to the Frost Beast. Quindi, ed effettivamente ha, come dire, un'atmosfera quasi sacrale, chiaramente di una sacralità, non so, deviata. E io non posso che dire, queste sono le canzoni che ci aiutano a vivere bene e che soprattutto ci trasmettono quelle sensazioni positive che sono perfettamente coerenti col nostro stato d'animo quotidiano. Quindi questo è il mio commento sulla canzone. Michele, ti ritrovi in questa descrizione del brano? Sì. Ma invece io ti volevo chiedere un po' di più. Allora, ovviamente allora la sacralità ci può stare con dei tempi malsani, infatti più o meno dai, ci siamo. E però se volete proprio sapere riguardo a questo pezzo, l'ho fatto, cioè, pensando a tendenzialmente a tipo ai libri gay che leggevo da bambino. In realtà è tipo, sì, è un concept di titoli e di pezzi dedicati alla serie di Lupo Solitario, e quindi una roba marzissima. Pensavo di essere tipo uno dei Jack o degli orchi che c'erano in questo fantomatico mondo che faceva un disco in una caverna e basta. Quindi direi che ci sta, capito? Si parla di robe un po' strane, dungeon synth, diciamo per orchetti, ecco, per goblin, kobold che nell'oscurità si aggirano urlando queste robe. Ecco, più o meno sì, magari è il loro tipo di sacralità. Ah, interessante, perché io avevo fatto due ricerche, uno avevo un po' sì, visto chi erano i Jack che non conoscevo. Ero andato un po' a vedere questi mostri e poi ho visto che questa serie di questo libro game in realtà ne avevano fatto un gioco per Nintendo. Ah, fantastico, ecco perché ecco quella connessioni incredibili, my friend, balla lì. Quindi io credevo che tu ti fossi ispirato a sto gioco più al videogioco. Il videogioco si chiama proprio come il libro, cioè come si chiama proprio Joe Danvers Lone Wolf. Lone Wolf, ok. Sì. Ma com'è? Tipo in prima persona oppure cos'è? Tipo una roba alla Ghosting Goblin? Oppure... Allora, io ho visto degli screen su YouTube, c'erano tipo delle scritte, no? Quindi era un po', riprendeva l'elemento del libro game, quindi c'erano un po' delle scritte, e poi però si vedevano dei mostri che combattevano un po' dall'esterno, non so la giocabilità, non ci ho giocato, però mi stavo un po' indagando ascoltando un po' l'album,
e quindi mi chiedevo che cazzo fossero i, come si chiamano, i Jack, no? E quindi ero andato un po' a cercare un po' queste cose, quindi per vederli, e ho trovato delle statuine loro che venivano fatte, e poi ho trovato questo gioco della Nintendo DS, che della Nintendo Switch, della Switch, sì. Ah, della Switch, scusami, ho detto DS. Sto facendo anch'io qualche indagine perché sono curiosito. Sì. Ma quindi Michele, io ti chiederei quindi a questo punto di parlarci, visto che questo è l'unico album nella storia dell'uomo scritto dal punto di vista di un Jack, no? Possiamo... Penso proprio di sì. Sì, dai. Alla fine immagino proprio... Cioè, non lo so, in realtà specialmente con il tipo dell'etichetta che ha fatto uscire questa cassetta, ne parlavamo, e lui mi diceva che in realtà ci sono già dei pazzoidi che hanno fatto dei dischi black metal o dungeon synth usando lo stesso, diciamo così, sottobosco di idiozia, cioè fai un disco e lo poni in quel mondo lì, un po' come se fosse la colonna sonora delle tue partite di D&D. In quel caso c'è già probabilmente gente che ha fatto delle cassette, dei demo come sfondo. Non lo so, può anche darsi che ci sia già qualche Jack in giro che... Perché ti dico che la musica del videogioco non era granché. Collata prima della trasmissione. Come il tolchierismo del Power Map. Era un po' medievale, un po' synth medievale, ma non così, diciamo, non così scuro, non dal punto di vista che ne pensate? No, ma infatti un altro commento che possiamo fare, visto che ci sono più o meno, no, è che sento delle sovrapposizioni. No, dicevo, se i videogiochi usassero più di questo tipo, più musica come quella dei Nivots, ci sarebbero sicuramente dei miglioramenti enormi dal punto di vista della giocabilità, sicuramente. No, e anche della giocabilità. Di solito sono sempre comunque musiche atmosferiche. Va bene. Entriamo quindi nella seconda fase di questa puntata, che è legata alla padella di Michele. Sì, intanto guardiamo un po' Michele che va in giro per la cucina cercando un campo migliore. E, diciamo, la seconda fase di questa puntata è quella in cui ci chiediamo dove ascoltiamo questo pezzo. Allora, questo viene un po' da una teoria del nostro primo ospite che ragionava sia in termini fisici, quindi dove lo ascoltiamo, dove ci arriva nel nostro fisico questo pezzo, sia invece può essere più metaforico del luogo in cui ascolteremmo questo pezzo. Quindi ci immaginiamo magari una situazione e ce lo ascoltiamo. Io non so, vuoi partire tu Lorenzo e poi sentiamo Michele. Vabbè, dove ascoltarlo? Questo assolutamente va ascoltato in una foresta di notte. Non in cuffia, magari, sì, io direi in una foresta di notte, possibilmente una foresta, non so, tedesca, qualche cosa del genere, visto anche l'ambientazione, ora che abbiamo scoperto più a fondo l'origine del libro game, sì, assolutamente. Michele, invece per te dove lo ascolteresti questo pezzo? Ma io lo ascolterei... Boh, di fronte al libro game. sì, più o meno sì, ci può stare, perché sai, di solito la gente faceva questi sotto generi dell'elettronica, proprio anche per dire, boh, magari mi piace questa musica qui come sottofondo mentre faccio il gioco. In questo caso il libro game è un gioco con un libro. Sì, io lo ascolterei così. Ah, direi ottimo. Ma allora, anche in casa di notte, ovviamente, di notte con un libro game. Eh sì, ma infatti anche io sarei per l'ascolto assolutamente notturno. E invece io ormai, forse perché mi sono proiettato nel discorso dei videogiochi, non sono un grande videogiocatore io, ma se dovessi giocare a un videogioco giocherei con questa musica, perché... mette la tensione di quello che può succedere, no?
Sì. Un po' così. Mentre invece forse la parte del corpo dove lo ascolto, per me sono le gambe, perché è un po' come se mi dà quel terrore, no? All'interno delle gambe. Poi magari questo pezzo di più, poi gli altri pezzi dove c'è... Però il pezzo secondo me è più lerzo di questa, diciamo, compilation. Mi sembra che sia Grand Guignol qualcosa, quel pezzo lì, il finale. Sì, mi sa che tipo quello è veramente il più fetido da Zach, veramente. Guarda, a me piaceva, però ora questo vabbè, allarghiamo. A me piaceva forte, anche il pezzo Elven Nursery Reduced to Ashes, quello con la tastierina. Sì, quelli lì sono altri due pezzi che in realtà sono stati composti più avanti nel tempo, proprio quei due pezzi di uno e l'altro che sono più, diciamo, più prettamente ambient rispetto alle cose urlate che avete sentito prima. Sì, è come se fosse a un certo punto una pausa melodica all'interno del disco, no? Sì. Ok. Sì. Io ok. Allora, arriviamo alla terza fase e ultima di questo programma, così poi lasciamo mangiare Michele. E, vabbè, prima di tutto ricordiamo, l'album si chiama The Vessels of the Black Fry, esce per da The Lowest Form of Deity di Bologna, lo potete comprare dal loro Bandcamp, e esce anche in una versione cassetta, giusto Michele, come sempre? È una versione cassetta, sì. Ok, oppure in digitale lo trovate su Bandcamp. Ora entriamo nella fase finale del nostro programma, che è quello che ci ha reso famosissimi. Grazie, cos'è? Allora, praticamente cosa facciamo? Ora riascoltiamo il brano, ma ci parliamo sopra. Quindi vi inviterei a commentare il pezzo mentre va, quindi date dei vostri pareri o delle emozioni, oppure Michele spieghi delle cose mentre lo ascoltiamo, quindi questa è un po' la parte finale, poi chiudiamo. Quindi c'è un marasma totale in pratica, bellissimo. Eh sì, io vi inviterei anzi a urlare fortissimo, perché ora non si sente tantissimo, quindi va bene, andiamo col riascolto di Devotion to the Frost Beast di dei Nivots, come li ho deciso io. Avevo sbagliato. E no, ma infatti era questo. Eh sì, però quello era troppo allegro, diciamo. Questo invece è più drammatico. Ma riesce veramente. Sì, secondo me sì, è bello. Poi c'è comunque ste voci sopra che sono fortissime, con questo flanger. Dice voi. Vabbè, volevo dire solo che alla fine ho usato una chitarra con una persona. Nella voce viene con il flanger. Sì, il flanger si sente abbondantemente. Però dà quell'idea di questi troll che cazzo sono, che parlano. Ci siamo qua. Va bene. Grande. Tutto lo sentiamo da qualche parte. Ok, ottimo. Questo è un po' un
un'introduzione, no, a tutto quanto poi la storia. Se c'è un legame con col titolo, ci sta. Ci sta. Allora uscirete nella notte urlando al vento con il libro. Ecco. Sì, ora dobbiamo sfidare i coprifuochi per andare a, ad affrontare la notte. No, qui dicevano che dovete andare a rifondare l'ordine dei Ramas. Va bene. Lo prendiamo come consiglio, anzi invitiamo tutti gli ascoltatori a rifondare l'ordine di Ramas. Benissimo, secondo me è importante il messaggio finale è questo, è questo. Sì, rifondate i Ramas e soprattutto mettete un po' di Jack nella vostra vita, decisamente sì, in tasca della vostra Jack, nella tasca della vostra Jack, esatto. Va bene, allora io vi ringrazio, ti lascio mangiare Michele. Grazie a voi, ma di voi. Grazie a questo pezzo, compratelo, e fatelo ricco. Andiamo ragazzi. Ad ascoltare anche tutti gli altri pezzi dei Nivoz, perché ora sono curioso. Quindi... Eh sì, poi sono molto diversi, devo dire, gli altri pezzi. Quindi... Cioè, tranne l'abuso del flanger, che rimane costante. Però... Costante. Dai, presto lo riutilizzerò. Va bene, saluto a tutti.